Stabilità 2016, primi passi verso la riduzione fiscale. Artigenio, Mercedes e Confartigianato premiano la tua idea di impresa. Nuove imprese nell'artigianato. Da Invitalia incentivi a tasso zero fino a un milione e mezzo di euro. Artigian Cassa lancia un prodotto dedicato. Alvia il nuovo sistema formativo duale. Imprese protagoniste con apprendistato e alternanza scuola-lavoro. In tutta Italia il sistema Confartigianato si mobilita per formare i giovani al lavoro. Buongiorno e bentornati all'appuntamento settimanale con il TG di Confartigianato. Dal 1 gennaio è in vigore la legge di stabilità 2016, con una serie di novità importanti per artigiani e piccoli imprenditori. I dettagli nel servizio di Fabrizio Cassieri. Il 1 gennaio è entrata in vigore la legge di stabilità 2016, approvata dal Parlamento negli ultimi giorni dello scorso anno. Un impianto normativo che introduce una serie di novità importanti per cittadini ed imprenditori e che va nella direzione, annunciata dal Governo, di ridurre la pressione fiscale sulle imprese, soprattutto su quelle di piccole dimensioni. Abbiamo potuto, nell'occasione della legge di stabilità, dare attuazione a richieste che avevamo in campo da tanto tempo. C'è stato un inizio di riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese, eh, veramente solo un inizio dal punto di vista quantitativo, ma sicuramente dal punto di vista qualitativo ci sono questioni eh, che ci piacciono. A cominciare dall'esclusione dei macchinari imbollonati dalla rendita catastale degli immobili e di conseguenza dal calcolo dell'Imu. Una prima vittoria di Confartigianato su una delle più ingiuste e ingiustificate tasse applicate alle imprese. Un altro risultato voluto e raggiunto da Confartigianato è stato l'innalzamento della franchigia IRAP, che passa dai 10.500 euro ai 13.000 previsti per il 2016, con benefici per le micro e piccole imprese pari a 180 milioni di euro. Rimanendo in ambito fiscale, un'altra iniziativa che aiuta chi vuole fare impresa in Italia è la modifica del regime forfettario, che prevede l'innalzamento della soglia dei ricavi a 10.000 euro, un'aliquota di contribuzione ridotta al 5% per le start-up e l'introduzione delle aliquote contributive al 35%. Per tutto il 2016, inoltre, chi investe nell'acquisto e nel rinnovamento dei beni strumentali dell'impresa potrà ammortizzare il 140% del costo dei macchinari acquistati, in attesa che l'aliquota IRES scenda dal 27,5% al 24% fissato per il 2017. Buone notizie arrivano anche dal fronte del lavoro, dove la legge di stabilità ha introdotto lo sgravio del 40% dei contributi previdenziali pagati dall'imprenditore per le assunzioni fatte nel corso dell'anno, che porterà benefici economici per 541 milioni di euro. Confartigianato ha portato a casa altre due battaglie storiche per la categoria. La prima è l'estensione in via sperimentale del Voucher Babysitting per imprenditrici e lavoratrici autonome. La seconda è la nascita di un fondo per le vittime dei mancati pagamenti, con una dotazione di 10 milioni di euro all'anno per il triennio 2016-2018. Se la conferma del bonus mobili e dell'ecobonus per le ristrutturazioni porterà benefici a tutto il comparto immobiliare, l'autotrasporto può contare su nuovi fondi per rinnovare i mezzi circolanti, per combattere abusivismo e cabotaggio e per ridurre i costi di gestione dell'impresa, a cominciare dalla conferma delle deduzioni per le spese non documentate. Il nostro impegno è indirizzato a continuare la battaglia della riduzione della pressione fiscale. A dare attuazione concreta alla riduzione della spesa pubblica, questa è una delle grandi attese, proprio in questi giorni si sta finalmente forse parlando del decreto Madia per dare attuazione alla riduzione delle troppe e costose eh, municip ex municipalizzate. Eh, ci attendiamo da qui un consistente risparmio di spesa pubblica e ancora una. Diuturna battaglia contro le mille forme di burocrazia oppressiva. Penso a una su tutte è diventata quasi un simbolo, quella del sistema per la tracciabilità dello smaltimento dei rifiuti. Mercedes-Benz Vans Italia e Compartigianato sono alla ricerca della tua idea imprenditoriale da trasformare in realtà. Continua il concorso Artigenio, l'Italia che dà forma alle idee, che premierà con un fondo di 10.000 euro l'idea di impresa più geniale e innovativa. Partecipare al concorso è facile, basta iscriversi al sito www.artigenio.net e presentare la propria idea entro il 31 gennaio 2016. I progetti verranno valutati dai tre giudici del concorso, Paolo Rolandi, Alberto Di Marco e Davide Servadei, tre imprenditori artigiani di successo che tutti i giorni vivono l'impresa e l'innovazione artigiana. Arrivano i finanziamenti agevolati previsti dal governo con il piano Nuove imprese a tasso zero per gli aspiranti imprenditori under 35 e per chi ha avviato una nuova micro o piccola impresa da non più di 12 mesi. Artigian Cassa ha realizzato un prodotto ad hoc per la copertura di parte del programma di investimento. Ce ne parla Ivan De Menego. Dal 13 gennaio è possibile inoltrare la domanda per accedere ai nuovi incentivi per l'autoimprenditorialità previsti dal piano Nuove imprese a tasso zero, dedicati a under 35 e donne di tutte le età che vogliono avviare o che hanno appena avviato una micro piccola impresa. Il ventaglio dei settori incentivabili è molto ampio. Va dall'artigianato alla fornitura di beni e servizi a imprese e persone, dalla produzione di beni in industria alla trasformazione dei prodotti agricoli fino al commercio. Altrettanto ampia è l'entità del finanziamento, che può arrivare fino a un massimo di un milione e mezzo di euro. Il programma del Ministero dello Sviluppo economico ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, che potrà essere incrementata. La domanda va presentata solo online sul sito invitalia.it. Chi è interessato a chiedere gli incentivi deve quindi registrarsi, entrare nell'area riservata web per compilare la domanda, caricare il piano d'impresa e la documentazione richiesta. Le domande vengono esaminate in base all'ordine cronologico di arrivo, fino a esaurimento dei fondi. Quindi, prima si invia il progetto, maggiori sono le possibilità di ottenere il finanziamento. Conviene fare presto. Lo conferma quanto accaduto il 13 gennaio, primo giorno utile per inviare la domanda. A causa dell'elevato numero di accessi, definito sorprendente da Invitalia, l'agenzia dello sviluppo economico che gestisce la procedura, la piattaforma web è andata in tilt e al posto della mascherina per effettuare il login è comparso un avviso che comunicava il blocco del servizio, ripristinato nel pomeriggio. Tornando al prestito, l'agevolazione è concessa nei limiti del regolamento de minimis e consiste in un finanziamento agevolato senza interessi da restituire entro 8 anni che può coprire sino al 75% delle spese totali. Artigian Cassa, l'istituto di credito partecipato da Confartigianato, che il 1 febbraio presenterà ufficialmente il nuovo piano industriale 2016-2020 nel corso di un evento che si svolgerà a Roma, ha predisposto un prodotto ad hoc per la copertura del restante 25% del programma di investimento. L'importo massimo erogabile è di 300.000 euro restituibili in 7 anni, finalizzati all'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, brevetti, licenze e ancora marchi, tecnologie, fabbricati, spese di consulenza e formazione. Il nuovo prodotto sarà a breve e disponibile sull'applicazione web di Artigiancassa. Le porte delle imprese si aprono ai giovani studenti. Il Ministero del Lavoro dà il via libera a due anni di sperimentazione della formazione duale per avvicinare scuola e lavoro. Le novità nel servizio di Lorenza Manessi. Giovani alle prese con lo spettro della disoccupazione, imprenditori che non riescono a trovare manodopera qualificata e in mezzo la scuola che non riesce a preparare i ragazzi all'ingresso nel mondo del lavoro. La spinta per unire questi tre mondi oggi troppo distanti è arrivata il 13 gennaio. Al Ministero del Lavoro, il sottosegretario Luigi Bobba e gli assessori regionali alla formazione hanno firmato i protocolli d'intesa che, in base alle norme del Jobs Act, danno il via a due anni di sperimentazione del sistema formativo duale. In pratica per circa 60.000 giovani studenti si aprono le porte delle aziende. Per una parte di loro l'apprendimento avverrà con un contratto di apprendistato di primo livello, mentre per gli altri con l'alternanza scuola-lavoro rafforzata di 400 ore annue a partire dal secondo anno del percorso di istruzione e formazione professionale. Con apprendistato formativo e alternanza rafforzata si potranno conseguire qualifica e diploma professionali, diploma di istruzione secondaria superiore, titoli di laurea triennale, o magistrale, master e dottorato. Il Ministero punta così a creare maggiori occasioni di lavoro per i giovani, ma promette anche maggiore convenienza per le aziende che diventano protagoniste della formazione. Il sottosegretario Bobba ha risposto anche alle preoccupazioni espresse da Confartigianato sul rischio di nuovi costi e adempimenti a carico degli imprenditori. Noi abbiamo discusso col mondo delle imprese con Confartigianato anche eh, proprio per cercare da un lato di rimuovere tutti gli ostacoli in termini di costi dall'altro di attribuire la responsabilità principale della gestione del percorso formativo che deve portare al conseguimento di un titolo per il giovane, per il ragazzo, questa responsabilità deve essere in capo all'agenzia formativa. Le aziende hanno la responsabilità di mettere a disposizione un tutor per la formazione aziendale e stiamo pensando proprio per venire incontro ai costi, perché questo tutor deve fare un lavoro importante, di creare un incentivo simile a quello che abbiamo già gestito con il progetto Botteghe di Mestiere con Italia Lavoro, in cui una parte del costo diciamo così, di questo tutor viene a carico diciamo, delle risorse pubbliche. Nel dettaglio, le imprese che assumeranno in apprendistato formativo e quelle che ospiteranno studenti in alternanza rafforzata godranno di minori costi per l'apprendista e di incentivi per abbattere gli oneri derivanti dall'impiego di tutor aziendali. Per l'apprendistato formativo si prevede un azzeramento della retribuzione per la formazione in aula, una diminuzione della remunerazione degli apprendisti al 10% della retribuzione per la formazione svolta in azienda, l'abolizione del contributo previsto a carico dei datori di lavoro in caso di licenziamento dell'apprendista, lo sgravio del pagamento dei contributi per l'ASPI rivolto alle imprese artigiane, la cancellazione della contribuzione dello 0,30% per la formazione continua e ancora, per le imprese con più di 9 dipendenti, viene dimezzata al 5% l'aliquota di contribuzione. Per la sperimentazione del sistema duale, il Governo ha stanziato ulteriori 87 milioni di euro, sia per il 2015 che per il 2016, in aggiunta ai 189 milioni già previsti per l'istruzione e la formazione Professionale. Queste risorse verranno ripartite tra le regioni e le province autonome sulla base del numero di studenti annualmente iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale e del numero complessivo di studenti qualificati e diplomati dalla Spezia a Vicenza, da Bolzano a Terni, da Pistoia a Foligno, da Varese a Rieti. Sono sempre di più le associazioni territoriali di Confartigianato impegnate in iniziative di formazione al lavoro per i giovani studenti. Nel 2014 la Confederazione ha aderito al piano del governo Garanzia Giovani e tra le azioni per ridurre la distanza che separa i ragazzi, la scuola e il mondo produttivo, ha lanciato il portale www.valorizzati.it che orienta i giovani sulle opportunità occupazionali di centinaia di attività artigiane dai mestieri tradizionali a quelli più innovativi. E in questi mesi in tutta Italia si moltiplicano le iniziative delle associazioni di confartigianato per dare attuazione all'alternanza scuola-lavoro con la firma di accordi con istituti tecnici e professionali e la disponibilità delle imprese a ospitare gli studenti in attività di apprendimento sul campo. Roma, 1 febbraio. Evolution 2016, Artigiancassa per un mondo che cambia. La banca specializzata nel credito agli artigiani e ai piccoli imprenditori presenta le novità del Piano Industriale 2016-2020. In chiusura è il momento di vedere insieme le rilevazioni dell'ufficio studi di Confartigianato. Nella nostra rubrica il numero della settimana, vediamo. 535.830 sono gli studenti interessati dalle iniziative di alternanza scuola-lavoro promosse dal governo. Bene, è tutto. L'appuntamento come sempre è per lunedì prossimo alla stessa ora sul nostro sito e sul nostro canale YouTube. Buona settimana e buon lavoro.